Buongiorno, buona settimana e buona giornata a tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia, ricordiamoci Deluxe. Allora, facciamo il punto, come dice il titolo, sul campionato di calcio italiano maschile di Serie A, dove siamo giunti alla quindicesima giornata, quattordicesima giornata che si è conclusa ieri. Facciamo il resoconto dei risultati della classifica e dei prossimi impegni. Allora, partiamo dall'anticipo del venerdì Cagliari-Salernitana 1-1, poi sabato Sampdoria-Verona 3-1, Empoli-Fiorentina, vittoria in rimonta per l'Empoli 2-1, da 0-1 a 2-1, Juve-Atalanta 0-1, Venezia Inter 0-2, domenica Udinese Genoa 0-0, Spezia Bologna 0-1, Milan Sassuolo. E qui, cari miei, io che sono milanista, prestazione scandalosa dei rossoneri, meritatissima vittoria del Sassuolo per 3-1. Roma Torino 1-0 e poi poker d'assi del Napoli in casa al Diego Armando Maradona contro la Lazio 4-0. Prossimi impegni arrivano imminenti, turno infrasettimanale, giornata 15, appunto, si incomincia da domani con Atalanta-Venezia, Fiorentina-Sampdoria alle 18:30, alle 20:45 Salernitana-Juventus-Verona-Cagliari. Poi mercoledì 1 dicembre alle 18:30 Bologna-Roma-Inter-Spezia. Alle 20:45 Genoa, Milan, Sassuolo, Napoli. Il giovedì 2 dicembre alle 18:30 Torino, Empoli. Alle 20:45 Lazio, Udinese. Classifica che dice che la situazione momentanea attuale è questa. Napoli prima 35 punti che dopo il KO ricevuto in casa dell'Inter per 3-2 si riprende la testa della classifica a quota 35 punti. Invece, secondo KO di fila consecutivo, tra parentesi stagionale per il Milan che rimane bloccato ancora una volta a 32 punti, mentre si avvicina ancora una volta all'Inter a quota 31 e chiude i piazzamenti UEFA Champions League l'Atalanta a 28 punti. Europa League Roma 25 punti, zona Conference la Fiorentina 21, che reduce però da appunto la sconfitta e nelle ultime 5 3 sconfitte, come anche per la Juve, stessi punti dei Viola, 3 sconfitte nelle ultime 5. Lazio anche 21 punti, come anche il Bologna. Verona, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11. Zona calda, la coda della classifica, la retrocessione, Genoa quota 10, Cagliari a quota 8, Salernitana anche lei a 8. E che dire, che ovviamente io da milanista spero che non sarà facile a Genova, poi contro colui che è stato un titolarissimo del Milan, del bellissimo Milan, Andriy Shevchenko. Speriamo che vada bene la partita al Marassi, come si dovrà riprendere anche la Fiorentina, la Juventus, la Lazio e poi è da vedere lì davanti. Atalanta, l'Inter, il Napoli, insomma, campionato in divenire, però come vediamo al momento per quanto riguarda le posizioni Champions, diciamo che Napoli, Inter e Milan sono, come dire, in via di fuga zona Champions. Poi tra quarto, quinto e anche i posti in giù, ovviamente c'è ancora lotta. Tanta lotta, scusate, meno male che c'è tanta lotta in quelle posizioni. Io vi ringrazio, vi saluto, alla prossima, ciao!